Ed eccoci qua, allora, anche stasera, un altro martedì, 18.30, abbiamo cambiato l'orario per chi uh, magari non l'ha visto, anziché le 21 stiamo provando ad andare in diretta alle 18.30, vedo già un po' di amici che si collegano, buonasera a tutti, ad ai video ok, ormai non lo devo neanche più chiedere, grazie, grazie ragazzi, siete veramente fantastici. Allora, uh, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto che arrivano un po' di persone, andiamo con uh, le notizie della settimana. Uh, come al solito aggiungiamo allo streaming il nostro sito web, che serve il nostro punto di partenza per qualsiasi attività facciamo, e eh, c'è il nuovo articolo di Alberto Moria, dedicazione con le di AD B2C in Blazor tra l'altro un articolo che sarà trattato non da Alberto ma comunque sarà trattato anche, da, anche alla Blazor Conf uh, da Damiano e proprio in tema Blazor Conf uh, sapete che il 27 maggio c'è questo appuntamento mitico andiamo sul sito della Conf, blazorconf.it sapete che è un evento ibrido che potete partecipare in uh, remoto e quindi seguire solamente la parte dei talk tecnici oppure essere in presenza a Roma. Quando vi registrate, uh, andate a scegliere tra i due tipi di registrazione. È obbligatoria la registrazione per entrambi, perché in ogni caso vi servirà il link per partecipare allo streaming, per partecipare alle estrazioni per ottenere in anticipo le registrazioni dei video dell'evento che uh, non saranno disponibili per tutti subito, quindi saranno inizialmente disponibili solo per i registrati. Quando vi registrate, scegliete se essere in presenza a Roma o in streaming online. Lo stiamo dicendo ormai da quando abbiamo cominciato la comunicazione dell'evento: sicuramente il talk tecnico, ma Community non è formazione ma condivisione di esperienze e talk tecnico che presentiamo con un'agenda veramente veramente interessante, con speaker uh, assolutamente di primissimo livello. Uh, sono sicuramente formazione da un certo punto di vista, ma in realtà loro portano la loro esperienza, cioè quello che hanno provato di Blazor. E che secondo loro ha funzionato o non ha funzionato. Essere in presenza significa poter partecipare in maniera attiva. Uh, la sera prima c'è la cena. Durante la giornata è possibile parlare con gli speaker durante i coffee break e la pausa pranzo. Siamo tutti insieme. Ci sono un po' di premi. Qualcuno lo vedete anche alle mie spalle. A che vengono messe a disposizione da tutti gli sponsor che ci permettono di organizzare gratuitamente questo evento. Quindi mi raccomando, uh, quando vi registrate selezionate la casella per poter uh, girare vo i vostri dati ai, ai nostri sponsor che successivamente possono contattarvi per offrirvi delle promozioni e, e tenervi informati sulla loro attività. Questo ci permette di uh, Chiedergli sempre di sponsorizzare l'evento in cambio di questo uh, uh, piccolo obolo, lo vogliamo chiamare così. Ok, ci sono un po' di community partner che ci stanno aiutando nella comunicazione. Dotnet uh, Code ci sta aiutando anche nell'organizzazione dell'evento fisico, quindi un ringraziamento speciale anche a Dotnet Code e a tutte le altre community che ci stanno aiutando nella comunicazione dell'evento. Ok, io faccio sempre questa intro un po' per ricordarvi le cose, un po' per uh, dare la possibilità a tutti di uh, arrivare uh, sulla, sulla diretta. Uh, sono le 18.35, ci sono già un po' di persone, uh, mi sono se mi sono dimenticato qualcosa ditemelo, altrimenti partiamo al razzo che stasera è una serata abbastanza interessante. La, la diretta della volta scorsa... Uh, Devo dire che ha lasciato un po' tutti un pochino impanicati perché ovviamente siamo andati un po' in profondità sull'uso dei generics uh, e anche oggi continueremo ad approfondire la possibilità di generalizzare, no? Perché il lavoro che noi stiamo facendo su questo progetto è principalmente quello di uh, creare delle librerie che noi possiamo riutilizzare nei nostri progetti, quindi generalizzarle è fondamentale, ok? Allora, Uh, mi alzo pure un po' di musica così magari mi tengo sveglio. Ho preso anche il mio caffè. Allora, come sapete, dal nostro GitHub uh, Blazor di Vita, potete accedere a tutti i codici soggetti di quello che sviluppiamo. E anche questa settimana c'è una pull request incredibile! Data service configurazione generica a cura di Quark System. Uh, io con i nomi <ride> sono veramente terribile. Ha cambiato solo due file andiamo a vedere cosa ha fatto in realtà uh, vediamo un po' cosa ha fatto vediamo poi il file di configura ah ok allora principalmente ha aggiunto un endpoint diverso nella configurazione l'altro volta abbiamo detto uh, dovendo generalizzare data service dobbiamo sapere qual è l'endpoint da chiamare e io avevo utilizzato il nome del, Dell'oggetto da ottenere dalla chiamata come chiave di un dizionario in cui ottenere poi uh, l'endpoint come stringa. Eh? Uh, quello che ci suggerisce questa PR è avere la possibilità di avere un endpoint diverso, vedete? Per ogni, uh, per ogni operazione. Ok, potrebbe essere uh, effettivamente una, una cosa interessante. L'unica cosa che fa poi è andare a utilizzare l'endpoint in ogni singola operazione. Ok, Ovviamente ha aggiunto il controllo degli errori. Mi sembra una proposta interessante. Come al solito siete, mettiamo uh, alla votazione della community il, uh, la possibilità di mergiare o non mergiare questa PR, poi alla fine della puntata andiamo a vedere uh, i voti e nel caso la, la votiamo vi lascio per qualche secondo il QR code uh, o il codice Slido per accedere a questa, a questa votazione, quindi votate, perfetto. C'è già un bel ok? Quindi vi lascio votare intanto in fondo. Uh, perfetto, copio il codice Slido nella chat, così potete... Posso togliere la pagina, dopo andiamo a vedere come è stata votata. Perfetto. Ok, e direi di partire a razzo sul. e eh, quindi poi dopo magari andiamo a mergiare. Apriamo il nostro progetto, Visual Studio 2022. Si apre sempre in una finestra differente. Non ce la farò mai. Apriamo il nostro progetto. In realtà non l'ho proprio toccato dalla settimana scorsa, quindi anche qua. Si è aperto in un'altra finestra, però va bene. Sì, siamo felici di Visual Studio. Chiudiamo tutti i tab. Uh, qualsiasi cosa, ovviamente, segnalato con il chat. Sono benvenute le domande. Oggi sarà una giornata intensa, quindi assolutamente sono benvenute le domande. Quindi, quello che abbiamo fatto la volta scorsa, al momento, stiamo lavorando solo sulla versione web assembly. Abbiamo fatto l'allood del progetto. Uh, Server. poi lo unificheremo alla fine di questa generalizzazione. L'idea è questa. Lato, diciamo, lato UI eh, abbiamo generalizzato i componenti per lavorare con qualsiasi tipo di, di elemento, e in più abbiamo fatto un bel lavoro di dire OK, oggi è la fetch data eh, di weather Forecast, domani sarà una qualsiasi crude. Quindi abbiamo spostato il codice dentro una base crude page, che è questa qui. E l'abbiamo generalizzata su questi tre generics. Il tipo dell'elemento lista, il tipo del dettaglio, intendiamo qui più model barra DTO, non il model. Non ci interessa, siamo lato UI, non siamo lato business qui. E abbiamo anche generalizzato, cosa che ci ha complicato non poco la vita, uh, il tipo dell'ID che vogliamo utilizzare. Okay? A un certo punto ci dovremmo fare i conti con questa generalizzazione, quindi qualche vincolo. Dovremmo metterlo a un certo punto, però per il momento finché riusciamo a tenerlo generico, teniamolo generico. Automatica è arrivato, ci sono in ritardo, ma ci sono. Benvenuto, grazie di essere riuscito a unirti a noi. Perfetto, e abbiamo fatto questo lavoro lato UI. Ora, ovviamente, a un certo punto ci siamo trovati nella condizione di dire OK, però poi quando io vado a utilizzare. Uh, questo componente sì, ho generalizzato i data service però poi a un certo punto io dovrò fare la chiamata al backend, no? E quindi ci siamo inventati questa cosa di iniettare la configuration, andare a prendere il file JSON di configurazione che abbiamo messo qui, app settings, ok, eccolo qua, in modo da avere gli endpoint da poter chiamare. Abbiamo modificato il codice in modo tale che potesse. Accedere a questi base URL abbiamo anche fatto un metodo base che ci restituiva l'elemento, quindi abbiamo fatto proprio un lavorone. Ok, quindi diciamo che al momento lato uh, client abbiamo risolto il tutto. Il problema nasce tra virgolette lato server perché nasce lato server perché molto 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 probabilmente questo codice che abbiamo scritto in questo controller, quindi sostanzialmente le operazioni crude, ok? Queste molto, molto probabilmente saranno le stesse per ogni crude che dobbiamo fare. Quindi per ogni anagrafica, per ogni elemento crude che dobbiamo fare, andremo a riscrivere sempre questo codice. Ok? Siccome non ci piace riscrivere sempre lo stesso codice, l'idea è, prendiamo questo controller, ok? Lo andiamo a Faccio copia e colla quindi vado a uh, duplicare il file, lo rinomino. Ok, in uh, crude controller e il mio scopo è andare a generalizzarlo il più possibile. Ok, questo ovviamente ci pone di fronte al problema di lavorare su dei tipi generici e non sugli oggetti veri e propri. Ok, andiamo a vedere cosa succede innanzitutto ovviamente, il nome del controller. Okay. Crude controller. E anche qui il nome è questo qui. Okay. Cominciamo ovviamente dal uh, da generalizzare l'elemento. Uh, Quindi uh, list uh, type, list item type. Quindi il tipo dell'elemento dell lista, il details type e siccome stiamo lavorando sulla chiave generica, id type. Ci bastano? In realtà, siccome siamo lato backend e qui trasformiamo entità business in viewMother uh, barra DTO, ci serve un ulteriore generic che è. L'entity type, no? Cioè il tipo dell'entità. La classe che fisicamente persistiamo sul database. Okay? Il, la nostra classe di dominio, chiamiamola così, anche se è un dominio anemico, quindi è un nostro data model. Okay? Hai scritto due volte controller. Bravissimi, vi vedo super, super pronti. Mi piacete così. Vi voglio belli attivi. Un ringraziamento ad automatica, ecco se mi aiutate c'è un controller di troppo, vedi anche totti che è sempre sul pezzo. Ok, quindi abbiamo detto questi tre. Ora un po' di vincoli possiamo metterli, no? Where? Uh, list item type. Abbiamo visto l'altra volta che può essere di tipo base list item. Ok. Di tipo id type ok così almeno siamo sicuri che il nostro più model è una classe che estende la classe base astratta base best list item sul tipo id type details type è uh, base details ok anche qui sul id type sul id type mi pare che non abbiamo fatto ne messo nessun vincolo quindi l'unico altro vincolo Sarà su Entity Type. Se vi ricordate, i nostri classi di dominio. Go to definition, vedete, implementano questo IEntity che al momento, ok, è semplicemente un'interfaccia che richiede l'implementazione dell'ID. Questo ci è comodo per identificare, ci servirà per identificare. Uh, in ottica di ddd per identificare le radici degli aggregati, ma in ottica generica, magari no, non necessariamente di ddd, quali sono quelle classi che io posso persistere con un repository? Okay? Visto che il repository, se vi ricordate, voto definition, dice che il tipo entity deve implementare a entity, deve anche essere una classe istanziabile, quindi magari ci pigliamo esattamente questi vincoli. Così siamo a posto. Okay. Non ci fissiamo troppo sui nomi perché poi alla fine dei conti andiamo a rifattorizzare quando avremo raggiunto una buona uh, maturità di cose che abbiamo scritto. Però dopo il nome è crude. Crude controller. Uh, Tony ci dici però dopo il nome è crude. È un crude controller, sì, è un controller per fare operazioni crude. Preferivi controller crude? Facci sapere, facci sapere. Ok, grazie a questa trasformazione, intanto qui possiamo fare così. Uh, scusate, così. Qui a posto di weather forecast possiamo mettere entity type, tanto rispecchia gli stessi elementi, e qui anziché ID d, d type. Ok? Ovviamente. Questa trasformazione riguarda anche il costruttore, quindi qui, e le logger qui. Okay. Perfetto. Ovviamente alla luce di questo andiamo a modificare una serie di cose. Qua non possiamo più dire che l'id è intero, non lo sappiamo. Quindi, qua non possiamo esprimere un vincolo sull'API. Perché no? Quindi, non è obbligatorio farlo. Quindi, in questo caso semplicemente non lo facciamo. Perché qui l'ID potrebbe non essere intero. Ma di tipo ID: type. Non stiamo lavorando sui generics. Vedete che a questo giro, questa parte qui ci va, ci va liscia. Ok. Ah, qui non possiamo qua sicuramente esprimere il type of del weather fuori casa di Style, perché lui si aspetta un tipo qui e non gli piacerà, sicuramente non gli piacerà avere questo. Eh, infatti è vero che un type, lui qui vuole un type, ma neanche così la prende. Okay, quindi a sto giro, poi magari se trovate una soluzione diversa, lasciamo solo lo status code tipo poi tanto questa roba qui lo diciamo l'altra volta è stata aggiunta da proprio data ottimi, mi pare se non sbaglio uh, per la parte di documentazione dell'eventuale API uh, altra cosa importante ci siamo dimenticati siccome noi estenderemo questa classe rendiamo protected questi elementi così ci possiamo accedere e soprattutto uh, è vero che vogliamo dare un'implementazione di questi metodi, ma le esigenze del, di crude un pochino più speciali o più complicate potrebbero chiederci uh, di uh, dover sovrascrivere questi comportamenti. Quindi, uh, marchiamo come virtual questi metodi in modo da poterne fare l'override laddove ci dovesse servire. Ok? Lasciamo public. Sapete che le action devono essere public. Anche qui. Andiamo di virtual e ovviamente qua cominciano le cose interessanti, no? Perché io qui ho un problema relativo al fatto che non so su cosa sto lavorando, ok? Vedo che ci sono dei commenti. Sì, se poi lo dobbiamo utilizzare per derivare dal nostro controller sarebbe meglio che si chiamasse crude controller, altrimenti togli la notazione di routing ma tanto viene sovrascritta da quello, da quello principale. Quindi io posso anche lasciarla, ma se vado a estendere questo crude controller, la notazione del controller che estende questa sovrascriverebbe questa, però possiamo toglierlo tranquillamente. No? Non anzi, facciamo così, così ci ricordiamo che avevo torto. Okay? Lo possiamo togliere. Semplice. Io scrivo in maiuscolo... Perché in realtà questa è una sigla, no? Create, read, update e delete. Quindi ci ricordiamo che è una sigla, anziché in minuscolo. Uh, sì, diciamo però non servire questo uh, specifico al momento, sì, effettivamente. Ah, sta cosa non la sapevo. Eh beh, sì, il routing è quello che viene, uh, è, è quello più in alto nella catena. Pure perché noi non esporremo direttamente questo. Okay. Noi esporremo una classe che estende questa classe. Potremmo anche marcarla come abstract, però per il momento lasciamola così. Poi tutte queste ottimizzazioni le andiamo a fare. Eh? Perfetto, andiamo a vedere un po'. Dicevamo qui c'è il primo problema no? che incrociamo per il momento, risolviamolo così. E okay? poi andiamo a risolverlo effettivamente per come ci serve. Perché, ovviamente, qui uh, ovviamente ci servirà un. To list asint, ok uh, perché noi stiamo lavorando su un tipo generico quindi non possiamo fare la new di weather fuori casa di possiamo anche fare volendo quella dell'estate ma non sappiamo quello a parte l'id non sappiamo quello che c'è dentro okay? quindi dovremmo trovare un modo per risolvere la trasforma risolvere la trasformazione da una classe di dominio in maniera generica a una classe di, di proiettata che può essere un view quello che vogliamo okay. anche qui uh, sulla get by D, togliamo id togliamo l'id togliamo qui mettiamo id type ok anche qui abbiamo lo stesso problema uh, ok per il momento lo risolviamo così poi andiamo a risolverlo dopo così. Uh, Vabbè, possiamo anche lasciare l'errore. Non muore nessuno, tanto dobbiamo comunque risolverlo prima. di... Okay, lasciamolo così con l'errore, così ci ricordiamo di doverlo risolvere. Ah, scusa, mi ero dimenticato di togliere il commento. <ride> Grazie, ragazzi. Siete veramente una risorsa utilissima in queste dirette. Uh, ok, uh, sulla post qui ovviamente sarà tails type okay. anche qui abbiamo lo stesso problema da risolvere ok andremo a risolvere e ultimo non per importanza questo ulteriore id ok questo ulteriore id qua perché deve essere id type e questo deve essere details type. È molto comodo lavorare così con i generics. Cioè si parte da un'implementazione non generica e poi la generalizzate. Ed è più semplice sapere cosa andare a sostituire e, e farlo rifunzionare. Uh, stessa cosa qui, abbiamo gli stessi problemi che avremmo avuto dall'altra parte, però diciamo che tendenzialmente il lavoro sporco è fatto e ci mancano un po' di virtual. Da aggiungere in giro ok ok perfetto ok come andiamo a risolvere i problemi legati al uh, i problemi legati strettamente alla, alla questione della trasformazione. ok? Ci sono diverse librerie per fare queste, questa cosa, uh, c'è un grosso dibattito anche su quale sia la più performante o no. Nella mia esperienza per operazioni di questo tipo, se avete un problema di performance, non è la libreria di mapping a farvi la differenza però sicuramente potrebbe influenzare uh, il risultato finale su numeri importanti. Okay? Quindi noi useremo Automapper, okay? è quella che uso di più, quella che conosco meglio, ma ovviamente possiamo utilizzare qualsiasi altra libreria. Automapper è una libreria gratuita che mi permette esattamente questo, di fare il mapping tra due oggetti. E il livello di dettaglio a cui vi potete spingere nel fare questo mapping è molto, molto alto. Quindi è sicuramente interessante da questo punto di vista. Quindi andiamo sul nostro progetto server, tasto destro su dependencies, manage nugget packages, andiamo ad aggiungere uh, automapper, eccola qua, installiamo l'ultima versione. Abbiamo anche il pacchetto Nugget che permette di aggiungere l'automapper alla Dependency Injection di .NET Core e quindi, siccome è già fatta, la installiamo, ci può essere sicuramente utile. Ok? Questo ci permette di fare una cosa carina. La dobbiamo configurare. Però diciamo che una volta configurato, l'utilizzo è abbastanza semplice eh? perché fate una cosa del, del tipo... I mapper mapper quindi ci andiamo a creare la nostra proprietà mapper uguale mapper creiamoci uh, ridolly field uh, mapper ok facciamo anche qui protected ci può sempre essere utile accedere al mapper in casi complessi, quando avete entità con entità vedrete che purtroppo la CRUD, come la stiamo scrivendo in alcuni casi, specialmente nelle relazioni molto a molti, potrebbe non bastare, quindi andremo a specializzare uh, le classi man mano che ci servono, però questo già ci permette di fare un passaggio. Uh, io conosco solo l'automap, no, 12 ce ne sono un po'. Allora, all'epoca il problema era che sulle performance su grossi numeri ovviamente se usi una libreria come era automapper e eh, sinceramente io avevo letto che poi questa cosa è cambiata che va di reflection si sa il problema della reflection è che uh, se lavori su grossi moli di dati può essere un'operazione lenta ok pur rallentarti l'operazione ma parliamo moli di dati importanti eh, che non necessariamente corrisponde nel caso web alla singola operazione, ma se tu hai tanti utenti che contemporaneamente chiamano questo codice che ogni volta va di reflection, sicuramente ha un impatto. Uh, ci sono altre librerie che sono uscite poi che vi permettevano di uh, piuttosto che lavorare di reflection, andavano di IL generation, IL generation, cioè la, la possibilità di generare a runtime codice IL che faceva il mapping. ok? sicuramente erano più performanti ma si potrebbero usare anche i source generator volendo, mo che ci penso a momento usiamo questa libreria che è molto manutenuta poi magari andiamo ad approfondire quali tecniche usa dietro le quinte se usa ancora Reflection o no magari se qualcuno lo sa, uh, lo dica dice Automapper ha problemi con F-Core con lazy Loading? Allora uh, guarda se usi lazy Loading in un'applicazione web uh, Tanta roba, nel senso che è difficile, molto difficile che tu abbia la necessità di utilizzare l'easy loading. Anzi, il più delle volte l'easy loading viene, viene disabilitato. Vai a controllare il fetch plane di entity framework. Quindi, in, nel nostro contesto, l'easy loading non è un problema. però devo dire che è la prima volta che sento di problemi di automapere con l'easy loading. però approfondiamo pure, vedete, questo è il bello della community si fa un suo buffering interno. Bello, stiamo aprendo anche una discussione sottomapper, è importante perché poi il mapping tra diversi layer di oggetti è sicuramente un aspetto interessante. Tra l'altro oggi noteremo una cosa interessante dell'equirable, ok? Poi ci andiamo a lavorare. Ok, cosa ci risolve questo mapper? Beh, ci risolve un po' di cose, ok? Per esempio una cosa che ci risolve qui, vedete sulla get-all è okay. il fatto che esiste in atomapper un metodo che project to ok che nel nostro caso è list item type ok l'unica cosa che voleva era mapper.configuration provider una cosa del genere F fatemi un attimo okay, aggiungere i bolt extension ok questo metodo si preoccupa di proiettare una lista in una lista di un altro tipo. Perché è importante questo metodo? La nostra getTool, se vi ricordate, faccio un pick definition, ci restituisce un equatable. La cosa figa di avere un equatable è che uh, finché non fate un to list, che noi stiamo facendo qui, o finché non... Concretizzate la lista, implementa la tecnica che viene chiamata deferred execution, cioè finché non la concretizzate, lui la puòare su DB non la lancia. Il Project 2 uh, lavora sulla il che significa che uh, voi potreste tirare fuori la lista e poi mappare questa lista su degli oggetti Model. solo che tirereste fuori tutte le colonne e magari ve ne servono un sottoinsieme. Come nel nostro caso. Okay? È interessante qui che il project2 va a controllare il mapping che stiamo facendo tra la classe di dominio e il view model che vogliamo generare, di ciò che vogliamo generare, e tira fuori solo quelle colonne. Quindi fa esattamente questa cosa che avevamo fatto qui noi. Esattamente la stessa. Ok? Questo è molto interessante perché ci permette di generalizzare e proiettare direttamente questa uh, il bello di automapper è che si possono fare anche delle classi di comprensione dove ci sono molte differenze assolutamente sì, non abbiamo usato in un progetto reale, quindi occhio che in un progetto reale poi le complessità vengono fuori quindi automapper da questo punto di vista permette... partiamo dalla configurazione base, se le proprietà, i nomi delle proprietà coincidono, semplicemente trasforma, e eh, il tipo coincide, trasforma il dato se i nomi delle proprietà coincidono, ma il tipo non coincide, ma esiste una conversione di default, lui la fa. In tutti gli altri casi potete fare tutte le trasformazioni che volete e questo è molto molto utile. Ok? Recupera solidarietà che si da mapper esattamente. Deferred execution lovers. Assolutamente sì. E il buon Andrea Saltarello. Uh, ci ha tirato giù un pattern idiomatico su questa cosa uh, permettendola dove possibile uh, quando per esempio avete uh, le view lato back-end okay, di non avere neanche uh, i DTO, di non averli proprio perché potete proiettare direttamente nel risultato che volete, che può essere anche un anonymous type. Interessante, se non conoscete uh, LET, che è questo pattern idiomatico inventato da Andrea, uh, leggete il suo libro assolutamente molto molto bello ne abbiamo parlato più volte poi eh, ormai penso che ci siamo ok uh, a questo punto questa qui diventa vediamo un po la commento così ci ricordiamo com'era fatta questa è uh, mapper punto map, caso mappiamo verso getBandy quindi verso details type la nostra entità ok ora allora abbiamo già tirata fuori ok quindi perché la getBandy async non ci restituisce una queryable perché quando tiriamo fuori per di sappiamo di volere tutti i campi ora questa cosa possiamo metterla in discussione eh? tirando fuori una queryable anche qui decidiamo per il momento la facciamo passare così ok Andiamo a vedere anche qui in realtà stessa cosa, solo che stiamo facendo il contrario qui. Qui ci arriva un type e vogliamo la nostra entità. Quindi quello che facciamo qui è dire mapper punto mappa, in questo caso entity type, ok, model. Io ho passato il parametro qua. Sì, niente, sì, perfetto. Ok, vi lascio commentato quello che dovrebbe fare per noi il, il codice. Ok? Il resto dovrebbe andare abbastanza liscio. Sembra. Ok. Ok, stessa cosa qui. Qui ovviamente la cosa è un po' più complessa perché ovviamente abbiamo già tirato fuori l'elemento. Ok, quindi già sappiamo. Ok diciamo facciamo probabilmente un lavoro in più per poter ottenere il not found ci può stare ci può stare, ok nel senso che ovviamente non sappiamo entity uguale mapper in questo caso è details type giusto è una put sì cos'è che non ci piace Scusate, ho detto una cavolata, questo è un entity type, ok, model. Uh, in è qui, ok. Update async. E se vedete qualcosa di strano, segnalatemelo? Però così già quantomeno compila. Cancelliamo questi using inutilizzati altrimenti Totti ci fa un PR solo per questo. Lo prenderemo in giro per l'eternità per il fatto che hai fatto una PR lunghissima. Con tutto, è, è, fu, era Totti è che aveva fatto con PR lunghissima con tutte que, quelle modifiche, solo per togliere gli spazi. Uh, a questo punto, weatherforecastcontroller, Controller cosa diventa? Tutto il codice che c'è dentro lo possiamo eliminare diventa un controller che anziché estendere controller base ci va ad estendere il nostro crud controller su weather, weather Forecast List Item su uh, Weather uh, Forecast Details, giusto? No? Perfetto. Intero perché sappiamo che è l'intero. E poi su Weather Forecast, che è la nostra entity. Uh, le butto giù così le vedete meglio eccole qua a questo punto ovviamente questo non ci serve più uh, questo qui uh, in realtà mh, non ci serve più ci serve passare comunque alla classe base i map il, il, Diciamo le dipendenze, iMapper, per mapper, per mapper. Mapper. mapper, quindi è mapper uh, repository logger. Ok, se non ho scritto cavolate, dovremmo esserci. Come stiamo usando la dependency Injection by constructor, dobbiamo risolvere le dipendenze e passarle alla, al costruttore base. Perfetto, direi che dovrebbe andare. Vedete qualcosa di strano? Uh, code clean you, cosa intendi qui? Code clean you, cosa vuoi dire? Ok, cancello cancello, ma ah, vuol dire code clean app, cosa intendi? Si sì, più esplicito, non uh, non farti il problema. Detto e poi detto app, quindi immagino code clean. Vanno lasciate le date annotate sull'implementazione del controller. Uh, quindi, questa ci serve proprio per sovrascrivere l'altra, quelle interne perché noi usiamo le public sue eh? e quindi sì, ci servono per, per impostare il routing, per forza. Ah, intendi fare tasto destro, remove, sort using, questo? Intendevi con code clean? Pensavo già che era qualche, qualche pattern che mi ero perso per strada. <ride> ok, sì. Va bene, va bene. Allora, tenete presente che, come vi ho detto più volte, stiamo usando Visual Studio per facilità di tutti, ok? Io in realtà sapete che il più delle volte uso Visual Studio Code, ok? Quindi cerco di non abituarmi a troppe uh, cose che mi dà Visual Studio, però sì, assolutamente, anche lì tra l'altro c'è il uh, Sì, esatto, esatto, Alvix, È... Ci serve perché quelle sono pubbliche, tali action che chiamiamo sono quelle della classe base. Però il fatto di averle dichiarate uh, virtual ci permette, laddove ci dovesse servire, uh, di poter andare a fare l'eventuale override. E credetemi, vi servirà. Okay. Però ne nei casi base, il vostro controller sarà esattamente questo. Direi che male non fa. Vediamo se funziona ovviamente che magari siamo dimenticati qualcosa ovviamente dovrebbe compilare ma il runtime non funzionerà perché non abbiamo configurato automapper però vedete che a partire parte perché la parte di compilazione passa ovviamente se andiamo a guardare uh, nella console appena andiamo qui lui ci dirà guarda che uh, ho un errore interno Uh, perché non, non trovo il mapping? Ok, non lo sta dicendo esplicitamente, ma qui il problema è che non trova il mapping, ok, perfetto, come si fa? Allora ci serve, allora facciamo così nella classe server ci andiamo a creare allora. Dove possiamo mettere i mapping di passaggio? Ok, Vi ricordate che noi abbiamo un layer business. Ma il business di come vengono proiettati le classi di dominio non ne dovrebbe sapere niente, nonostante non ci creerebbe un problema di dipendenza circolare. Uh, e la parte application, se ci pensate, il back-end, di, il backend for front-end della parte WebAssembly è ancora strato application, server-side, ma è lo stato application nostro perché la parte business l'abbiamo spostata in un, altro, in un altro dll quindi è qui che noi decidiamo come modificare come proiettare il nostro dominio su, una, su quello che viene che è poi il view model che è sempre la nostra view lo stiamo facendo direttamente nel controller eh? io di solito qui faccio un passaggio in più c Ho un layer in più il mio application service o worker service come viene chiamato nella nomenclatura del libro di Andrea e uh, che va a fare le trasformazioni perché non sempre le trasformazioni sono così secche da view model, repository, prendo l'oggetto, lo trasformo e lo restituisco. A volte il worker service fa un lavoro più importante, no? che può essere quello di andare a mettere insieme oggetti che vengono da diverse fonti. Per creare il mio più model. ok? Siccome stiamo parlando di crude, finché restiamo ne nell'ambito delle crude, per il momento non, non inseriamo questo ulteriore livello, ok? Perché sarebbe veramente un passaggio in più molto, molto sim, molto molto simile a questo. semplicemente spostare questo codice in un'altra classe. Quando la cosa si complicherà, probabilmente un worker service ci aiuterà a rendere più pulito tutto il nostro codice. Ok? è successo? Leggo auguri, ragazzi vi devo abbandonare, la moglie mi ha preparato la torta di compleanno, le mangio una fetta è il tuo compleanno automatica augurissimi, augurissimi in diretta tanti 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 auguri e conservaci una fetta, anzi mangiala anche per noi, assolutamente sì grazie di essere stato con noi il giorno del tuo compleanno grazie hai festeggiato anche un pochino con la community tanti tanti auguri, facci sapere quanti anni compie a questo punto, vogliamo saperlo Ok, per tornare al nostro codice, uh, stavamo dicendo che dobbiamo andare a mappare il nostro, il nostro automapper, quindi aggiungiamo una cartellina, io la chiamo di solito configuration, dove ci metto la, tutte le parti di configurazioni, configurations.py. Ci creiamo una classe e la chiamiamo mapping. Profile perché Automapper vuole un profilo, una classe che contiene i mapping da passare alla dependency injection per il mapping? Ok? Di solito uh, va a implementare una classe base che si chiama, se ricordo bene, Profile. Eccola qua. E niente, qui voi la organizzate un po' come volete, finché sono poche cose va bene anche così. Okay? Cosa fate? Tipicamente è Create Map, per esempio da uh, Weather Forecast. Voglio fare un mapping da weather forecast a weather forecast list item. Ok. Siccome non gli do nessun'altra nessun configurazione, lui quello che farà è aspettarsi che nelle due classi ci siano delle proprietà con lo stesso nome, e o con lo stesso tipo o con tipi compatibili, quantomeno convertibili. Siccome questa è una lista, non capiterà mai il caso in cui io debba fare il contrario, no? dalla lista all'oggetto. Perché la lista è in solo lettura. Okay? Cosa diversa invece è per il mapping da tra weather forecast e scusatemi, e weather forecast details. Details, okay? dove nel caso della get by D io passo da weather forecast a weather forecast details mentre in post e in put io devo passare da weather forecast details a weather forecast anziché creare due mapping grid map invertendo i due generics c'è cioè un metodo utile che è reverse map che è un modo per dirgli, fai anche il mapping anche il mapping al contrario quindi in questo caso sto facendo da weather forecast a weather forecast details, details e da Weather forecast details a weather forecast una volta che gli avete dato questo uh, sostanzialmente questo mapping, semplicemente lo andiamo a configurare nella dependency injection, in questo caso qui, Adesso, mettiamo qui per esempio, chiamo builder.services.add auto per una cosa del genere dovrebbe essere. Okay. Uh, per profile, una cosa del genere, io poi con, vado sempre a memoria e non sempre mi ricordo. Ok. Uh, vediamo com'era la... Mi sa che vuole il type nella... Eh sì, diciamo type of... Ma per profile vado ma per profile mapping profile mapping profile ok così va sicuramente vediamo se va pure al contrario perché mi sembra che c'era anche la versione col generics vediamo se c'è se c'è la preferisco che è più pulita no non c'è va bene fa niente la teniamo così ora se non ho scritto cavolate dovrebbe funzionare. Ma se non funziona, vediamo perché. Si potrebbe anche fare una classe per ogni entità e poi nel primo acceso, far dipendere dallo stesso assembly di riferimento. Giusto? Assolutamente sì. Anche se io preferisco solo avere un unico mapping profile e lì poi faccio diversi metodi in quella classe, ognuno che si occupa del mapping di una delle entità. Ok? Così li tengo tutto lì. E da costruttore le chiamo tutte. Però sono so gusti, da questo punto di vista. Fecce data... Eccola qua, la nostra lista, item 12 1980 così vi ricordate il mio compleanno e anche il fatto che sono vecchio. L'edit, ciao mamma 2, facciamo 101. Eccolo qua, e il delete, perfetto. Vedete, il giro ha funzionato. Niente di, diciamo, apocalittico, però interessante, no? Spero vi sia, questa parte qui vi sia chiara. Io così per non saperne né leggere né scrivere visto che funziona fare un primo commit se siete d'accordo uh, open terminal vediamo se... qui ce l'ho il git add punto git commit meno m uh, crude controller ok Push vabbè, diciamo che lo committiamo e il push lo facciamo alla fine. O, o volete il push così cominciate a guardare il codice? Arena Luigi, allora mi sono perso. ma lo sono perso l'operata del put per weather forecast controller. No, non ho fatto l'override Non mi serve l'operato del put perché. Uh, vedete io sto usando ho, ho solo passato le dipendenze poi sto usando il put del, della classe base eccolo qua id type ed est type quindi niente di che facciamo il mapping e funziona Sì, sì, commit non conoscevo automapper Sì, è molto comodo nei nella layerizzazione spesso ci sono DTO, barra value object, barra view model, barra DTO, chiamate come volete, oggetti di scambio tra diversi layer, e Automapper vi aiuta a generalizzare questo mapping, okay? uh, Su progetti piccoli evitate. Su progetti che hanno, o sono grandi, o hanno un tasso di crescita importante, può essere utile. Qual è la rottura di scatole che magari vi dimenticate di aggiungere il mapping qua dentro okay? io mi ero fatto una classicina che faceva il discovery delle classi faceva il mapping automatico però anche lì meglio avere un minimo l'automazione questa è una cosa che mi porto dalla trincea dall'esperienza di tanti anni di sviluppo questi tipi di automazione stiamo facendo a un certo punto si devono fermare cioè, ci deve essere un momento e il momento è questo in cui Uh, io comunque creo il controller per la CRUD, anche se poi all'interno ci metto poca roba. Comunque lo creo, così come comunque creo la pagina, l'AutoBlazor e ci metto quel codice dentro perché? Perché arriva sempre il caso particolare in cui vi serve fare un override e poter fare le vostre cose. Quindi classe base, sempre override in modo da poter poi andare a gestire i casi limite. Che poi i limite non sono. Qua l'unico caso limite è il caso della crude semplice, perché poi nell'applicazione reale, a parte le anagrafiche e le tabelle che amavano quelle che sono di supporto, poi quasi mai è una crude così semplice come quella che stiamo vedendo. Okay? Però ci dobbiamo arrivare passo passo, viene usato solo quando si generalizza. Diciamo che il fatto che possa essere usato con i generics aiuta molto, però no. Basta che tu, al posto dei generics all'interno qui ci metti i tipi veri e lo puoi usare come vuoi. È molto, molto utile su, sulla generalizzazione con generics perché a sua volta la libreria usa i generics. Però non è necessariamente non è necessario che sia uh, generalizzata. Quindi abbiamo fatto il nostro commit. Ok, adesso abbiamo visto un po' di back-end oggi, passiamo un po'. Al front end cosa vogliamo fare diciamo uh, l'altra volta stiamo dicendo uh, quasi sempre nel chat nella chat telegram che vogliamo rendere questa griglia un componente un pochino più spinto okay? notate anche che lì si è spostato in fondo perché adesso sta nella classe base ok questo perché quando andate di reflection sulla get properties lui Uh, parte dalla classe che sta esaminando e poi va a vedere la catena di ereditarietà. Ovviamente basta inventarsi un modo per decidere l'ordine in cui devono comparire. È abbastanza semplice, basta creare una notazione custom oppure c'è già la order da qualche parte, possiamo anche riutilizzare quella. Però vogliamo aggiungere la possibilità di filtrare questi dati che vediamo, paginarli, cosa molto importante perché se c'ho un milione di righe nel database, al momento troviamo giù un milione di righe dal database. E non è una cosa bella e poi poter cliccare sulla colonna e andare a ordinare su quella colonna okay? sono tutte operazioni importanti da fare ma visto che il tempo che abbiamo è limitato e visto che comunque l'infrastruttura di base è necessaria è necessario crearla c'è il piccolo che si lamenta stasera e partiamo da un'operazione semplice ok tra virgolette che è quella clicco su una colonna Voglio andare a ordinare su quella colonna. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Okay? Ci proviamo, vediamo se ce la facciamo nel tempo che ci rimane, altrimenti poi la continuiamo la prossima settimana. Ok, partiamo ovviamente dalla nostra griglia. Allora, andiamo sui componenti, la nostra griglia. Chiudiamo tutto il resto, close all buddies these, eccola qua. Sapete, abbiamo visto tra l'altro che questa è una table, c'è il foriccio sulle colonne, semplicemente a questo punto sulla colonna potremmo dire, ok, uh, dobbiamo fare diverse trasformazioni, adesso le andiamo a fare tutte, però sicuramente clicco sulla colonna, quindi on click, ok, uh, possiamo fare un metodo che... Uh, facciamo così, require uh, column sort. Eh? Ok, perché il metodo che andiamo a scrivere non fa l'ordinamento, richiede al backend di ottenere una lista ordinata. Ecco perché require, ovviamente. Quale colonna? Noi abbiamo o il display name. O il property name sicuramente è più comodo avere il nome della proprietà visto che poi dobbiamo scriverla query in più che farà la order by giusto poi sui nomi si, siete liberi di farmi le telepie che volete io ne metto qualcuno giusto per capirci ok quindi qui a un certo punto avremo un public sicuramente quasi sicuramente sarà un task qui è string pro column name è eh? oh, okay, property name property name ok cosa facciamo qui dentro che c'è che non gli piace ah che dice c'è un task fammi fare qualcosa ok in realtà la cosa per il momento ci metto void così non rompe le scatole ok Cosa dobbiamo fare? Ecco, quindi quando clicco voglio che uh, venga richiesto un ordinamento lato backend. Ora, questo significa che noi quando facciamo la get abbiamo bisogno di ottenere, uh, di potergli passare dei parametri. In questo caso ci serve il, la colonna su cui ordinare e la direzione su cui ordinare, giusto? Diciamo che può essere utilizzato come facilitatore per le classi senza scrivere ogni volta a manetta, intendi automapper, state ancora parlando di automapper? No, le classi fisicamente devono esistere. L'automapper deve essere solo di fare mapping da una all'altra, di generalizzare eventualmente, come abbiamo fatto noi, il, map... il mapping uh, in una implementazione generica, come abbiamo fatto noi anche asincrono mettete sempre il soggetto che tende io mi perdo quando poi vado a rileggere quindi mettete un minimo di contesto nel nel commento così riesco a seguire quindi ho bisogno di avere dei parametri con cui fare la richiesta ok il che significa banalmente avere uh, da qualche parte di solito è infrastructure che uh, data types ok, possiamo mettere qui l'infrastructure data types uh, che ne so un, uh... noi in realtà quando avremo anche la paginazione otterremo non la lista ma una pagina di quella lista giusto? quindi cominciamo a fare un paio di ragionamenti uno e lo facciamo proprio in, in data types ci servirà il concetto di pagina ok? Ovviamente il concetto di pagina, che cos'è? È semplicemente una classe nella quale noi avremo dei parametri okay, che, che saranno il numero di righe, totali, tutto quello che ci servirà a fare la paginazione, ma anche io quando pagino, devo anche mantenere i filtri e gli ordinamenti che ho lasciato. Quindi comunque tutti i parametri mi serviranno. Quindi una cosa che posso fare qui è sicuramente dire uh, mi serve... Uh, il campo su cui è stato fatto l'ordinamento, ovviamente mettiamoci un punto interrogativo, vi servirà un uh, order uh, chiamiamo order direction o sort direction, order direction eh. order direction lo chiamiamo order by order direction risolve direction possiamo fare un enumerato tanto add class e ci mettiamo un bel public enum un bel ascendente un bel zero scendente ah, così Forse questo è più sort direction che order direction. Vabbè però, stiamo, stiamo usando order lo siamo order, poi magari me lo, me lo aggiustate. Allora, se ho scritto order by direction non si potrebbe usare come booleano? Eh, no, perché... Uh, a parte che sarebbe poco elegante, ma a noi servirà uh, anche poi la possibilità, adesso non lo facciamo che non abbiamo tempo, ma anche la possibilità di toglierlo. Quindi dovrebbe essere un booleano nullable. Secondo me è più elegante avere un enumerato, anche perché altrimenti quando passiamo il parametro dovremmo dire uh, true o forse dobbiamo ricordarci che true significa ascendente e forse significa discendente. Non è proprio il massimo. Manca una n in ascendente. Ascendente. Ok. Nascondi, ci servirà anche un count. Sì, mano a mano che ci servono le aggiungiamo, eh, ragazzi. in modo che fa la richiesta per l'ordinamento lo renderai asincrono? Sì, assolutamente sì. Perché devo generare un evento che deve essere asincrono, ok? Eh, perfetto. Salviamo. Uh, poi ovviamente la pagina con i parametri di paginazione conterrà anche uh, la lista di elementi uh, list item type, giusto? La chiamiamo items e questo sarà sicuramente un generics. Tra l'altro, visto che lo sappiamo già, possiamo fare where list item uguale base list item il che ci ricorda che dobbiamo essere generici sempre sull'id type altrimenti non ne usciamo che è successo qua go to definition bise list item id type hm. ho sbagliato qualcosa ho scritto qua ah, la T è minuscola okay. ok perfetto ovviamente questa può essere nulla quindi rendiamola nullable ok, quindi questo è l'oggetto al momento noi eseguiamo la lista invece dobbiamo tornare a una pagina di elementi ok, questo è importante ce lo troviamo già fatto per poi per la paginazione uh, serve anche il page size Sì, vi dicevo, li mettiamo man mano Man mano che, quando arriviamo alla pagina, adesso vogliamo fare solo l'ordinamento. Poi quando arriviamo alla paginazione, aggiungiamo il count, il page size, tutto quello che ci può servire. Facciamo un po' alla volta, altrimenti ci perdiamo, che è tanta roba. Questo è il tipo che ci, tor che ci verrà tornato. Ci serve poi, quando facciamo la richiesta, dei parametri. Ok, io di solito la chiamo page parameters: page parameters. Sono i parametri per la richiesta della lista. Okay. Che per semplicità facciamo coincidere i nomi delle proprietà dei parametri con i nomi delle proprietà che li mettiamo nel tipo di ritorno, in modo che quando noi facciamo una richiesta uh, di lista ordinata per in una certa direzione, lui ci torna non solo gli elementi, ma anche quegli elementi su quale, su quale colonna sono ordinati e di che tipo. Manteniamo lo stato della griglia senza mantenere lo stato della griglia. Grazie a questo fatto che gli diamo i parametri e lui ci restituisce l'oggetto che ci dice come sono stati restituiti questi parametri. Ok. E già così la cosa comincia a diventare interessante. Ovviamente qui in ora dobbiamo fare un po' di lavoro perché al posto, ecco, vedete che al posto degli items. In realtà, qui ci sarà restituita una page. Sto modificando la griglia. Eh, occhio, facciamo queste modifiche. Uh, la page che sarà di tipo page. E ovviamente, per fare in modo che veda questi elementi, facciamo una bella using. Blazor de Vita, IRP, infrastructure. Data types. L'abbiamo chiamato. Non erano base types data types vabbè va bene possiamo sempre fare refactoring a ah, qui ci chiede anche l'id type il che ci richiederà di aggiungere un altro generics qui in cima type param id type bene. a questo punto vuole well, grid grid item type è di tipo base list item id type visto che, visto che adesso ce l'abbiamo l'id type possiamo anche dare un vincolo forte sul tipo di elementi che ci aspettiamo di ricevere così siamo tranquillissimi che non si scappa questa griglia funziona solo se mi è passato un tipo che estende questa classe base con questo tipo che mi hai dichiarato questa ci mette al sicuro qui ovviamente diventa page items.count inevitabilmente e qui diventa page.items necessariamente ok poi uh, manteniamo lo stato uh, allora page parameters page parameters meglio avere un oggetto e mantenere durante. mentre sotto la stessa griglia, mantenere lo stato dei parametri, così posso impostare la mia griglia sulla base di questi valori. Però è interessante perché a questo punto, quando vedete, io ho questa qui, ovviamente prima di andare avanti andiamoci a risolvere i tipi, altrimenti a finire che poi qui si arrabbia. Vedete, adesso è page, non più items. Questo qui, go to definition, che stava nella classe base, non è più questo, ma è questo. Uh, list item type, id type. Ok, a questo punto lo rinominiamo in page. Vediamo se... La get all async non sarà più una lista di list item type, ma sarà un page. Vedete come questa modifica si sta riflettendo su tutti gli elementi. Page, list item type, id type. Tanto approfittiamo. E qui, quando chiamiamo la get -all, gli andiamo a passare i page parameters parameters perché gli arrabbi perché non abbiamo messo vincoli perché non abbiamo messo vincoli uh, list item time base list item id type ok i vincoli più le restringi e poi questa catena va, va trasformata. Ok. Uh, ovviamente, poi, nell'implementazione del data service. In cui ovviamente qui, ovviamente, eh, questa qui. Questa qui, questa qui la getto sync diventa page id type e qui è page parameters parameters ok questo è page ed è il bello di lavorare con i generics e che tutta la catena di generics si risolve ovviamente anche qui Dobbiamo aggiungere il vincolo uh, list item type list item type e base list item id type. Ok. Ora facciamo un'implementazione semplice. Noi quando chiamiamo la getAll otteniamo questo base URL. Ok. A questo base URL aggiungiamo in query string uh, allora parameters.orderBy, quindi diamo orderBy uguale a questo and parameters.orderByDirection, by direction. Notate che uso i nomi in modo che coincidano. Ok, uguale, questo è comodo perché? Perché, siccome io so che l'oggetto dall'altra parte sarà esattamente questo, lato back-end, vado a sfruttare il model binding di Aspanet di Aspanet Core. Di MC, il model binder di Aspanet Core. Per bindare questi parametri che mi arriveranno sullo URL sull'oggetto che mi arriva che significa significa che io poi mi aspetterò a questo punto che il lato backend sul base controller quando faccio la chiamata sul 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 che sul sulla get okay, mi arrivino questi parametri okay? come faccio a essere sicuro che mi arrivino gli dico prendili from view from from query, from query quindi dalla query string mi prendi i parametri e me li riversi qua dentro questi poi mi serviranno per fare la order by che ci serve okay. voglio solo completare il giro in modo che poi eh, lavoriamo tranquilli e il tutto compila Vediamo vedere se compila così vediamo tutti di cui ci siamo dimenticati di mettere le mani un miliardo e mezzo di punti ok Andiamo a vedere quali sono. È interessante che prima di beccarlo... Eccolo qua. Ah, eccolo qua. Giustamente nel base crude page noi gli stiamo passando i parameter. Ok? Quindi facciamo una cosa semplice. Qui facciamo new page parameters. Ok? Qui facciamo... Page parameters parameters in modo che qui possiamo fare. Parameters, uh, complimenti, no? Vabbè, Luigi, non è un problema. Fatti di complimenti, è che questa roba io la faccio tutti i giorni. Quindi, lavorando uh, sulle nostre librerie interne, uh, lavoro su Quake Gen praticamente tutti i giorni. Quindi, poi ci abbiamo fatto un progetto intero su sta roba. Quindi viene abbastanza facile. Devo dire che Visual Studio aiuta molto. Il fatto di lavorare con G-Sharp, anche la Blazor, vedete, ci aiuta tanto perché avere gli errori a livello di compilazione e stare tranquilli che in serializzazione e deserializzazione gli oggetti siano esattamente gli stessi e il serializzatore è esattamente lo stesso, mi dà quella tranquillità che gli altri framework di front-end non mi darebbero mai. Uh, forse manca l'id type dove viene istanziata la griglia, ci arriva sì, assolutamente sì, hai ragione, cioè qui sulla, sulla fetch qua manca ovviamente l'id type, e in questo caso di tipo intero. Assolutamente manca. Però mancava anche qui il passaggio del parametro, che sicuramente dobbiamo andare... di recuperare man mano che ci serve ok vediamo se build ok stranamente compila eh? ovviamente ci manca il mondo però già possiamo cominciare a riconcentrarci sulla griglia quindi a questo punto quando richiediamo il consort cosa dobbiamo fare ok quindi la prima cosa da fare è serve un evento ok che on io lo chiamo sempre on page request quindi c'è stata una richiesta di una pagina ok ovviamente su certi parametri ok quindi la cosa carina che possiamo fare qua Wait on page request. Punto invoca sync, ok, cosa? I miei uh, pro pa page parameters. Ok, vi ricordate? L'abbiamo creato qui l'oggetto. Ora dobbiamo solo decidere la logica. Quindi, io in ogni caso chiederò, farò di nuovo la richiesta. Il che significherà. Andiamocela. Andiamola a mappare, eh. Quindi li chiederà su, uh, sulla fetch plane, sulla fetch data, qui li chiederà che io qui ok vado a catturare l'evento che è refresh data. E allora, ce l'avevamo già questo metodo. Io non a caso a suo tempo l'avevo fatto già. Public poi protected e già con i parameters adesso, vedi? Vedete? Questo ci dice ogni volta che qualche clic su qualche parte il paginatore, il filtro, la colonna, li chiederemo una nuova pagina al backend che con i dati filtrati. Quindi fatto questo giro, in realtà la cosa è abbastanza semplice: perché dobbiamo solo impostare l'order by. Qui dobbiamo dire if uh, page parameters. Page, parameters punto, order by. è diversa dalla property name e quindi significa che stavo ordinando su un'altra colonna allora io faccio peggio parameters punto, order by, uguale property name e cosa più importante devo scegliere il default se ascendente o discendente. Scegliamo ascendente tanto peggio parameters. Punto. Order direction. Uh, order direction, descend. Vedete com'è bello con, le, con gli enumerati come viene tutto più pulito. Col booleano che avete dovuto scrivere true o false. Fammi ricordare true è ascendente o discendente. Gli enumerati vincono sempre a mani basse, okay. Se invece la proprietà è la stessa, cioè io già avevo cliccato su quella colonna vuol dire che voglio semplicemente cambiare la direzione molto probabilmente quindi potrei fare una cosa del tipo page order by direction se l'order by direction è uguale uguale a discendente ok allora faccio ascendente altrimenti discendente quindi sto dicendo, se è discendente lo, fa, lo trasformo in ascendente, se è ascendente lo trasformo in discendente. Okay, niente di complicato, è solo un if-ternario molto molto semplice. Uh, manca il fatto che clicco la prima volta ascendente, clicco la seconda volta discendente, clicco la terza volta dovrei annullare l'ordinamento. Però il tempo sta per scadere, quindi cerchiamo di fare il giro completo che, che tra poco viene la parte difficile. Ma vediamo se ci sono un po' di domande. Uh, può anche essere messo fra un query in questo caso il model band li cerca per name. Esattamente, però, se non lo metti il default è cercare nel body e diciamo che nella laghetti o nel body non mi aspetto di trovare niente. Mm. Il model band esatto, quindi io lo devo specificare fra un query, altrimenti non funziona. Uh, okay. sì, Si, Binder ha specificato i nomi sono univoci. Devono coincidere, a, a parte il camel case i nomi devono coincidere. Il model binder il model binder di default funziona così, ma il model binder è un altro elemento che voi potete sovrascrivere completamente, registrare e usare il vostro model binder, eh, per essere molto chiari. Il bello di Tottenh Core è che tutto è pluggabile. Uh, Diceva Totti, magari fai un post due value diciamo, uh, diciamo, provate hanno lo stesso nome nella forma e nella guida. Nel controllo si deve specificare il modo e il per quel parametro. Esatto. Questo è proprio ASPNET MVC barra ASPNET Core. Domanda: i dati non andrebbero sanitizzati? Assolutamente sì, ragazzi. Facciamo una cosa: sì, dicevo cioè, piano piano, uh, mi aspetto delle PR per tutte le ottimizzazioni, perché non posso fare tutto io, eh. Cioè, Mendi me ve la vendo questa libreria, non ve la regalo, sto scherzando. Però sì, facciamolo insieme. Tutte, tutte, le, tutte le, PR, le PR servono a questo, quindi assolutamente sì. Tra l'altro, fammi dare un'occhiata. Ok. E, e metto warning se si richiede una paginazione senza un ordine. Allora, bella, bella notazione. In realtà lo sai che non è vero, cioè dipende dal provider sottostante. Perché ci sono alcuni database che hanno bisogno della order by per fare lo skip and take e alcuni database invece che non ce l'hanno quindi in generale il warning, ma quel warning si può, può diventare un'eccezione uh, un a un time. Per esempio su Oracle non puoi fare uh, la, la limit, cioè non puoi limitare il range senza fare un order by, ma dipende dal database sottostante assolutamente. Scusate cosa si intende per sanitizzati? Uh, ci potrebbero essere all'interno della, della stringa uh, dei caratteri di escape che potrebbero far fallire l'utilizzo in stringa di un parametro. Okay? Quindi sanitizzati di solito si toccano gli spazi, si convertono lo spazio nel corrispondente codice in modo da essere sicuro che tutto funzioni. Esistono proprio delle librerie per fare questa cosa qui. Uh, è più quello che ho detto io Totti. è anche vero che perché è più quello che ho detto io rispetto a quello che dice Totti che dice è per controllare che siano comunque non modificati dal cliente tecnicamente io non posso intervenire su questi dati che sto muovendo ok quindi non è che c'è una forma e digito nella forma però siccome stiamo lavorando con l'adesive con web assembly chiunque potrebbe andare a entrare nel codice e modificare quello che abbiamo scritto sarebbe anche questa è una buona ragione per sanitizzare. Sì, poi sul controllo delle pagine ci andiamo a lavorare. Con i vari replays, magari anche qualche regular expression. Poi ci lavoriamo su questa parte qui. Mi piace perché siete sul pezzo. Mi piacete. Continuiamo così. Quindi diciamo che questa parte qui l'abbiamo fatta. Quindi cominciamo a vedere se compila. E cominciamo a vedere se la richiesta arriva dall'altro lato perché se arriva possiamo giocare e fare l'order by quindi andiamo a vedere un attimo sul network c'abbiamo ah, abbiamo un errore che è successo? oh di json vario cannot be converted to int 32 pat line number e questo dove è capitato? La peggio, eh, ma dobbiamo capire dove è successa questa cosa interessante. Uh, vabbè Facciamo così, mettiamo un po' di punti di interruzione. No, l'enum viene convertito. Il serializzatore lo converte, non è un problema. Pure perché non gli abbiamo mai detto che doveva essere castato intero. Quindi vediamo se riusciamo a mettere un po' di punti di interruzione così vediamo dove ci sta dando problemi tu, 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 tu. mettiamo anche un punto qua ma penso che qui non ci dovrebbero essere problemi adesso punto mettiamole uno qua vediamo un po vediamo intanto se la network parte così almeno vediamo se per caso c'è una query sbagliata fetch dato ok order by order by direction ascendant assolutamente va bene vedete la, la query va perché sta restituendo i dati vedete? quindi non è quello il problema e soprattutto non si è fermato su nessun punto di interruzione quindi il problema è a monte però la richiesta è arrivata i dati sono tornati c'è qualcosa che non va quando ci tornano i dati quindi andiamo sul fetch data Uh, in realtà sul base crude page su refresh data vediamo se fino a qua ci arriviamo sì perché attendo non avremmo visto la chiamata ok ok page nulla stranamente page null quindi c'è un problema legato al, alla serializzazione di ritorno andiamo a vedere get la sync, go to definition andiamo all'implementazione ok tu tu tu, tu. Però la query viene fatta e eh, quindi è strano che page item type id type è intero list time time è giusto è strano però eh. molto molto strano ok ok, sul tipo di ritorno il tipo torna però è strano che è null qui perché è null qui facciamo così Vi viene in mente qualcosa, dite. Eh? Io intanto faccio qualche prova e vedere se almeno i dati ci arrivano. Mm, brutta storia qui. sul fetch data: visual page, è come se il page se non ci arrivassero i dati. Cioè, più alto i dati ci arrivano, come se non riuscisse a deserializzarli bene. Il che è strano vediamo un po' fetch data vedete qua succede qualcosa vediamo se l'errore ci dice qualcosa in più ok sul network però la richiesta è andata a buon fine giusto count fetch quindi la richiesta network ha restituito 200 quindi ha restituito i dati, uh, hmm. però, ci ha restituito una lista di oggetti. Invece si deve restituire una page, uh -huh, eccolo qua l'errore. L'errore è qui nel crude controller: esatto, dobbiamo proiettare su una page. dobbiamo fare così return facciamo così par page uguale new page list item type id type in cui abbiamo quello allora questo dato non ci serve più ok qui abbiamo qua dobbiamo restituire la page non la lista Ecco qua uh, items soli è il nostro result. Però a questo punto anche order by uguale parameters.orderby e order by direction, parameters, order by direction. Questo ah, è l'errore. Non la lista, ma una pagina con dentro la lista. Altrimenti non ha molto senso. Ho restituito la page alla fine, sì. Ok, dovrebbe andare adesso. Quindi non riusciva a deserializzare quell'oggetto, giustamente. Adesso dovrebbe riuscirci senza problemi. E ok, ce l'ha fatta. Guardate come il debug di WebAssembly ha funzionato, eh? Occhio! <ride> Miracoli della scienza. Ok, a questo punto togliamo i punti di interruzione. Tanto non ci servono. Notte come sta funzionando il debugger. Eh? Ecco qua la nostra lista. Interessante, dovrebbe essere interessante il fatto che se clicco sulla data, vedete che uh, è arrivato il property name date e dovrebbe fare il suo sporco lavoro. Network, vedete mano a mano che io clicco, lui fa la richiesta discendente, ascendente, in questo caso sulla temperatura. Quindi dall'altro lato sta arrivando la parametrizzazione. Ok. Sì, ma non dirlo troppo forte che da <ride> Esatto, però c'era arrivato De... da Kub Brown. Eh, sì, era e il problema era esattamente quello. E poi farò male di Visual Studio. Ragazzi, come dice giustamente albix non lo diciamo troppo forte forte, sta funzionando. Però devo dire che durante le dirette non ci sta dando grossi problemi. È anche vero che i 32 GB di RAM di Visual Studio non lo fanno schiattare. Della macchina non lo fanno schiattare. Però siamo anche in streaming, eh, lo stiamo mettendo sotto torchio. Io ho processore a 27% in questo momento. Non male, non male. Va bene, diciamo che dall'altra parte quindi ci arrivano i parametri. Ok? Ci fidiamo. Andiamo a controllare, non ci fidiamo mai. Questo punto dobbiamo solo fare l'ordinamento, qui viene la parte brutta. Ci sono arrivati i parametri, order by null ascendente che è il default, clicco su date, vedete che mi arriverà che voglio ordinare su date. Perfetto, quindi i parametri mi arrivano, adesso devo fare l'ordinamento. Che significa fare l'ordinamento? Significa che tra questo... E, uh, sort facciamo var sorted result ok. ci sta in mezzo l'operazione di ordinamento. Okay, quindi io quello che restituirò non è il result, ma il sorted result. Mm. Cioè, che dovrei fare? Il get all qui non è non è asincrono quindi non ci serve che sia asincrono questo ok in realtà ci può servire qui a ok perfetto come dicevamo in realtà finché io non faccio questa operazione la deferred execution quindi ho qui in mezzo potrei fare result potrei fare per capirci qui punto order by Xlambda x lambda x punto dit giusto oppure order by descending ok punto che ciò qua dentro vabbè ah io tra l'altro sto Sto lavorando sui generics io non so neanche l'oggetto che mi arriva. però, se fosse weather forecast dovrei fare una cosa del genere. Eh, il problema è che a me ne arriva una stringa, non la properties. Come trasformo la stringa date nella order by x lambda x date? Qualcuno dice possiamo usare systemic dynamic core? valido o è sconsigliato? Lo possiamo utilizzare, fatemelo a PR in usiamo questa cosa, ma io vi faccio switch case non lo possiamo usare uh, perché non lo sappiamo. siamo in un'implementazione generica, non lo sappiamo quali sono i parametri che ci arrivano. Ok, quindi a meno che di non fare l'override del metodo GET, però se si può generalizzare è meglio, uh, si può usare assolutamente System Dynamic Core per trasformarlo. Ma vi faccio vedere come lo si può fare manualmente. Con un po' di codice. Poi c'è una libreria. Uh, systemic dynamic, il porting a systemic dynamic core che possiamo utilizzare. Anche qui vi invito a fare una PR. Come diceva giustamente il nostro Vagnozzi, assolutamente si può andare di reflection, ma non è una reflection semplice. Perché qui dobbiamo fare una lambda, ok? Dobbiamo andare di lambda. Andare di lambda non è proprio facilissimo, ok? Ora sono già le otto, eh, diciamo andiamo un pochino oltre, facciamo così, adesso lo lascio così, ok? Facciamo così, lo lasciamo in questo modo, mm, così ci ricordiamo, partiamo la prossima volta da qui, vogliamo ordinare in base alla stringa che ci è arrivato in maniera discendente o ascendente e ottenere l'elemento risultante e poi lato backend andare a mostrare un'iconcina che ci dice che stiamo ordinando nella direzione giusta. Okay? Ci conserviamo questo pezzettino per la prossima volta così oltre a questo cominciamo a fare anche... ci resterà sicuramente il tempo di lavorare anche sulla paginazione. Possiamo usare l'indice della colonna dai per scontato che... Uh, il modo in cui vengono fuori sia sempre lo stesso, molto probabilmente così, anzi, quasi sicuramente, perché il codice è lo stesso, ma non possiamo lavorare sull'indice indici della proprietà andremo di reflection, creeremo una expression e ci buttiamo dentro uh, l'espression sull'high sul type of high ci cioè andiamo a fare il get Generic Method. Order by order by descending e poi gli costruiamo la lambda da passargli Non è facilissimo, solo che se lo facciamo alle 8 e 5 si fanno le 9 e soprattutto siamo tutti stanchi da un'ora e mezza di intenso codice. lo vediamo la prossima volta. Compiti per casa, finire l'ordinamento. Mi piace, facciamo che uh, intanto, visto che continua a compilare, diciamo facciamo commit e push. eccolo qua quindi facciamo git add punto git commit meno m uh, sort git sort your whip work in progress okay? git push e ho pushato il codice sulla main. compiti per casa a finire l'ordinamento, assolutamente sì. Uh, chiedo all'autore della PR di aggiornare la PR al codice che abbiamo adesso aggiornato, visto che ha vinto il sì per il merging, e andiamo a mergiare la sua PR. Lo devi solo allineare alla main in modo che non ci siano conflitti nel merge. Uh, e ti ringraziamo assolutamente di aver contribuito al progetto. Onore e gloria nei secoli dei secoli per averci ci sarà il tuo nome nel progetto. E fate anche diverse piede. Così magari qualcuno lo fa scrivendo un'estensione di aquela qualcuno lo fa usando System Link Dynamic Core e poi scegliamo quella che ci piace di più. Va bene? Poi vi faccio vedere l'implementazione che avrei fatto io per andarci a lavorare. Ok, ragazzi, spero vi sia piaciuta. Anche questa, questa puntata, uh, abbiamo tanta tanta roba ancora da fare, ma non ci spaventiamo. Sicuramente per il lavoro da fare lo stiamo facendo insieme. Questo è tanto tanto valore. Questo è fare community, questo è la community che ci piace. Ricordatevi di iscrivervi alla Blazor Conf se non l'avete fatto. Venite in presenza, fidatevi che è un ottimo investimento! Sia sul uh, sulla vostra formazione personale perché condividerete esperienze sia sul grande networking che riusciamo a fare, poi ci conosciamo di persona. Molti di voi li conosco solo da, da remoto e non ma, manco mai visti in faccia, probabilmente. Quindi mi farebbe molto piacere conoscere tutti. Ricordatevi che la sera prima c'è anche la cena, quindi vi aspettiamo assolutamente. Uh, qualsiasi cosa c'è la nostra chat uh, su Telegram. Uh, il codice è online. Uh, più community di così davvero davvero non si può grazie a tutti ragazzi ci vediamo martedì prossimo puntuali e venerdì barra sabato articolo nuovo tra quelli che, degli articoli già in bozza. e continuiamo a spingere la BrazzorCon facciamo in modo che sia un successo in modo che gli sponsor anche l'anno prossimo siano invogliati a sponsorizzarci e ci sono un po' di sorprese in keynote che annuncieremo vi faranno tanto tanto piacere va bene buona serata ciao a tutti